Questa collezione vuole essere la celebrazione di 60 anni di moda, dell'idea di un imprenditore che è il Cavalier Bandiera, che negli anni, alla fine degli anni 50, rivoluziona il modo di vestire. La donna si vestiva in sartoria negli anni 50, lui inventa questa flag jacket dal suo nome, che è una giacca in maglia destrutturata, e da questa idea di maglieria parte il riassunto un po' di questa collezione, che vogliono essere il racconto di questi anni. Le Copen è un nome francese perché il nostro imprenditore amava la Francia e viveva in quel mondo, è il racconto di un gruppo di amici che chiaramente insieme costruiscono un qualcosa, e questa collezione, che è come un foglio bianco, abbiamo raccolto grazie al signor Bandiera, alla nostra direzione creativa che è Stefania Bandiera, al sottoscritto, tutto il team, abbiamo raccolto l'idea di Le Copen in questi anni, dalla giacca di maglia ai punti pizzo, alle righe rugby, alla tuta jogging, all'utilizzo del filo di paillette all'interno della maglieria, per rappresentare la donna Le Copen, che è una donna sportivo chic, una donna ispirata in questo caso a Tilda Swinton, ispirata a un'eleganza femminile senza tempo, che non è soggetta alle mode, a una donna pensante, a una donna intellettuale, che sa attraversare le epoche restando fedele a se stessa, una donna sportiva, sportivo chic. La cosa forse più importante dal punto di vista creativo che è intercorsa in questo anno è stato collaborare con l'Istituto Marangoni e selezionare all'interno dell'ultima classe del corso di moda tre studenti. Gli studenti erano tutti bravissimi, non è stato facile, insieme a Stefania abbiamo selezionato tre studenti, un ragazzo cinese che ha rappresentato la nostra parte romantica, una ragazza russa che ha rappresentato l'amore per il blu e i temi marina, e un ragazzo turco che ha interpretato quello che è l'utilizzo, la capacità di lavorare coi punti di maglieria. Quindi diciamo che questo progetto nasce da una nuova sinergia anche con i giovani. Diciamo che le impressioni che ci arrivano dal mondo quotidiano, dal mondo dei millennials, noi le raccogliamo, cerchiamo di interpretarle, ma le facciamo nostre in una maniera che, come amiamo definire noi, è fuori dal tempo.